Buon giovedì, siamo alla vigilia del Giro d'Italia, la puntata è la numero 9 di Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, ovviamente il rosa che ci contraddistingue e anche il rosa che ci accompagnerà nelle prossime 3 settimane. Si parte dall'Ungheria per vedere chi vincerà il trofeo senza fine con un passaggio e neanche troppo rapido nella nostra regione. L'arrivo sul Blockhaus, il giorno di riposo, la ripartenza da Pescara tra domenica e martedì prossimi. Poi vi diremo anche gli appuntamenti perché ovviamente seguiremo il giro come ci piace, in maniera approfondita, proprio con la nostra trasmissione. Ovviamente spazio ai pronostici. Poi questa sera sarà anche un po' l'aria che primaverile non è, però insomma siamo a maggio. Fa freddo? Sì, però sai, inizia il Giro d'Italia, proviamo anche un esperimento di collegamento nel collegamento, poi capirete per che cosa giocheremo anche con i pronostici e con un'applicazione fantastica che insomma molti di voi che ci seguono o conoscono o hanno imparato a conoscere. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, oppure potete commentare la nostra diretta Facebook che è già partita sulle nostre pagine. Eccomi qua in duplice ubiquo, sia sulla pagina di Velo che su quella di TV6. Ovviamente potete mettere like, abbiamo anche la pagina Instagram dove trovate le puntate, le stories e quant'altro. E va bene, è ora di presentare gli ospiti, mi pare di capire. Ovviamente il spazio iniziale è a chi questo progetto lo permette da tanti anni a questa parte, e c'è anche un testimone questa sera che può confermare da quanto tempo lo permette. Luciano Rabottini, ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Buon giovedì anche, lo ritrovo con piacere in tutt'altra veste. Io usurpai all'epoca questo suo, che era il suo posto. Adesso lo ritrovo in tutt'altra veste, da primo cittadino di Penne, ma soprattutto grandissimo appassionato di ciclismo che ha vissuto davvero dall'interno il mondo del ciclismo, l'era di Mario Cipollini, per dirne una, Gilberto Petrucci. Ciao Gilberto. Buonasera, buonasera Jacopo, grazie per questa serata. Luciano sa quanto sono legato, quanto sia legato a Velo per una serie di motivi e soprattutto perché il ciclismo, io lo dico sempre, è uno sport che ha mille facce e mille sfaccettature. Assolutamente. Oh, peraltro l'era di Gilberto era quando la trasmissione era, diciamo, una cosa seria. Adesso noi abbiamo sbracato completamente. Io ho anche la mia nuova cover del cellulare che molti di voi hanno visto la settimana scorsa. Vado in piattaforma dove mi aspetta la coppia che, attenzione, il giro ce lo racconterà Riccardo Magrini. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Allora, elegantissimo. Oh, a proposito, stasera il controllo giacca cravatta, come va? Perfetto, perfetto Jacopo, perfetto, Perfetto, sei perfetto. Ma mi ma te sembra che sia questo controllo. più perfetto è il mio, sto vedendo nel video, è più perfetto è il mio compagno Ah, d'avventura. ma tu lo controlli anche nel vestiario, anche a lui. Luca Gregorio, ciao Luca! Ciao ragazzi, io sono più smart perché ho messo la maglia del Giro, hai visto? Sì. Quindi non vieni sottoposto al controllo vestiario. L'altra volta mi ha fatto cambiare la cravatta 2 minuti dall'inizio della trasmissione, mi ha detto quella non va bene, Ah, cambiala. E io sono andato a strano. cambiarla. Quindi ho Bravo. anche il responsabile dell'abbigliamento, va bene. Meglio che non ti dica come si presenta in cabina, allora, lui. Quindi è un controllo solo per gli altri, solo per terzi. Va bene. Grazie Luca per aver accettato il nostro invito. Ovviamente voi ci racconterete il Giro d'Italia e siamo curiosi di scoprire come andrà, soprattutto perché poi parleremo anche di come lo vivrete all'atere, poi all'inizio e alla fine di ogni tappa. Ringrazio ovviamente Maurizio da qui in regia, questa sera ancora di più, perché poi per fare l'esperimento di cui poi vedrete gli effetti, speriamo positivi, devo ringraziare Maurizio perché non solo questa sera, ma anche nei giorni scorsi ha fatto davvero un lavoro straordinario, quindi lo saluto già perché ha fatto veramente una specie di miracolo. Prima di andare in pubblicità, fatemi dire 2 cose, perché noi seguiremo ovviamente il Giro d'Italia quando arriverà nella nostra regione in maniera speciale. Settimana prossima,
Visto che oggi sono state ufficializzate le date del playoff del Pescara contro la Ferrar Pisalò, qui parliamo di calcio, calcio di Serie C, giovedì sera alle 20:30, velo slitta di 24 ore, quindi andrà in onda non giovedì prossimo ma venerdì prossimo alle ore 21, sempre come di consueto, e saremo praticamente nella quasi vigilia della tappa del Blockhaus. Poi però, dopo due giorni, la domenica, dopo l'arrivo del Blockhaus, saremo di nuovo qui. Domenica 15 alle ore 21, sempre con una puntata speciale di Velo, per vedere com'è andata, per scoprire le reazioni a caldo dopo la frazione tutta abruzzese, perché poi ci sarà il giorno di riposo a casa nostra e poi il martedì si riparte verso Iesi. Quindi un regalo che facciamo, che Luciano fa a chi ci segue, che è molto appassionato, ovvero venerdì prossimo e poi domenica dopo la tappa Isernia Blockhaus. Penso di aver detto tutto, sono già fuori di 2:28, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco iniziamo, velo numero 9. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. We'll be right back.
Sta per partire il giro numero 105, parte dall'Ungheria con un passaggio anche in Abruzzo, un'edizione che ci aspettiamo, in cui non c'è un vero grandissimo favorito, sì forse Richard Carapaz, ma la vittoria finale è aperta un po' a molti, lo spettro è ampio, c'è anche il nostro Giulio Ciccone. Noi siamo pronti a viverlo in questo nono appuntamento con Velo, e qui vedete il trofeo senza fine, che è il più ambito d'altronde per chi inizia oggi con il lungo viaggio dall'Ungheria. E allora chiedo a Luca Gregorio. Luca, voi che la racconterete, che giro d'Italia ti aspetti? Che giro d'Italia sarà un po' più incerto rispetto agli ultimi anni? Incerto come gli ultimi anni? C'è un favorito d'obbligo? Come la vedi? Ma Jacopo, intanto parto chiaramente dal nome sulla bocca di tutti, che è quello di Carapaz, ma vorrei subito smentire e rassicurare quelli che sono stati scettici guardando un po' la start list di questo Giro d'Italia. Qualcuno ha detto mancano i fenomeni, sì, ma intendiamoci, chi sono i fenomeni? Certo, Pogacar, Bernal, Roglic, in parte d'accordo, questi vanno al Tour, tranne Bernal naturalmente, ma per il resto qui c'è un parterre di altissimo livello, soprattutto se guardiamo gli scalatori, ed essendoci oltre 50.000 metri di dislivello è l'occasione della vita per gente come Lopez, per gente come Landa, Bardet che è in grandissimo spolvero, e poi ci sono appunto Carapaz, Simon Yates, João Almeida che è un corridore molto solido, punto interrogativo attorno a Tom Dumoulin che comunque è da considerare, Kelderman, Hindley, Buchmann, cioè i nomi non mancano, voglio dire, quindi è apertissimo. Secondo me ci divertiremo, sarà molto spettacolare, ci sono tante tappe tranello al di là dei tapponi di montagna, e peraltro ci sono due snodi importanti già nelle prime due settimane, l'hai citato, quello del Blockhaus che secondo me sarà una tappa scoppiettante, non so se la più dura ma potrebbe anche essere tale, l'Etna il quarto giorno che mieterà qualche vittima, cioè è un percorso in realtà molto insidioso, e peraltro nella terza settimana, poi chiudo, magari non ci sono tante salite mitiche perché il Mortirolo sarà all'inizio della tappa, però c'è Santa Cristina nel finale, c'è il Menador che magari non conoscono in tanti ma può fare grande selezione, c'è una bella salita in Slovenia al di là poi della finale con Pordoi e Fedaia, quindi insomma lo spazio per fare tanti distacchi c'è. Come Gilberto, che giro d'Italia ti aspetti? Un giro, come diceva anche il collega, molto incerto da un punto di vista insomma della classifica finale. Beh, il Giro è sempre una corsa molto particolare, non solo perché insomma ha il suo fascino, ma da un punto di vista tecnico e sportivo quest'anno credo che, oltre al nome di che viene appunto sulla bocca di tutti, quello di Carapaz, secondo me ci sarà qualche outsider che potrebbe davvero regalare qualche sogno. Io penso che sarà un giro particolare, sì. Oh, vediamo un attimo, poi vado da Luciano perché mi ha detto io darò all'ultimo il mio favorito. Prima voglio sentire gli altri, perché lui ce l'ha già in testa, non me l'ha detto, anche se io ci ho provato in più della circostanza, mi ha detto no, lo dico in diretta. Vediamo però un po' di favoriti con la schermata, Maurizio, perché vado da Riccardo. Quanti ne ho messi sbagliati? Quante stelline ho sbagliato? È chiaro che un po' la predizione, il cuore sta al centro, ovviamente. Sai, dire che 4 stelline al Ciccone mi sembra esagerato, qui lo dico, qui lo nego, guai, perché chiaramente essendo abruzzese corre in casa e noi siamo una TV abruzzese, sto dicendo una blasfemia. Dai, mi è scappata una stellina d'affetto. No, secondo me è esagerato per quello che ha fatto. Noi ce l'auguriamo tutti, ragazzi, noi abbiamo bisogno dell'italiano, quindi figurarsi, cioè, se non sarei felice che Ciccone vinca il Giro, cioè sarei proprio no strafelice, però obiettivamente alla luce di quello che ha fatto 4 stelline mi sembrano un po' esagerate, però è come 4 stelline sembrano esagerate anche quelle di Almeida, mentre non mi sembrano esagerate quelle di Lopez. quelle sono stellina in più d'affetto anche per te. No, però vabbè, e poi però avrei dato quella stellina che hai dato a Ciccone, l'avrei data a Simon Yates, perché no,
tutto sommato, come vedi, ci sono 7 corridori qui, ma ce ne possiamo aggiungere altri 4-5, perché manca Dumoulin, manca tutta la Bora, che ce n'ha 3 buonissimi. È un Giro d'Italia, come ha detto Luca, molto bello, secondo me. Su questa linea noi ne abbiamo parlato anche precedentemente, siamo concordi nel dire che sì, mancano quei 2-3 corridori fenomeni, però per il divertimento nostro, per la goduria degli appassionati, secondo me questo sarà un Giro d'Italia molto bello. L'importante è che non succeda niente di strano, tipo, cioè, io, siccome siamo andati sulle gufate anche su Striscia la Notizia di recente, non vorrei ora dire e azzardare qualcosa che potrebbe anche portarmi su un'altra volta sulle gufate di Militello su Striscia la Notizia. Però se non succede niente, se Lopez sta dritto, cioè non casca e non picchia qualche spettatore sul percorso, Lopez è un corridore che se la può lottare. Questi corridori che hai messo, secondo me, se la possono lo giocare tutti, compreso Ciccone. Ci metterei per i piazzamenti, giusto per parlare dell'Italia, anche Lorenzo Fortunato, che secondo me ha fatto dei passi in avanti. Però tutto sommato, dire un corridore che vinca il Giro d'Italia, cioè che uno dice ma vince questo, ecco, secondo me è difficile quest'anno, anche se Carapaz ovviamente è forse quello, il nome più accreditato, perché lui ha già vinto e quindi parte in anticipo. Il mio favorito, se lo vuoi sapere, te lo dico subito. Sì, certo, l'ho già dichiarato, ho fatto qualche intervista, per me è Simon Yates, e ti spiego il motivo e poi lascio la parola agli altri, perché secondo me Simon Yates ha approcciato questo Giro d'Italia in una maniera diversa rispetto agli altri anni, più a luci spente, ha vinto 2 tappe in Almeria su 3, e quindi vuol dire che ha denunciato una buona condizione, anzi un'ottima condizione, perché quando vinci sei al top. È un corridore che credo che abbia imparato moltissimo da quel giro che ha perso nei confronti di Froome, e credo che quell'esperienza l'abbia maturato e possa gestirsi nelle 3 settimane, appunto, non perdendo la barra nell'ultima settimana. E quindi per me il mio favorito è Simon Yates. Luca, il tuo? Il mio anche, Simon Yates, siamo allineati. Poi il mio sogno è Mikel Landa, ma tanto so già che non vincerà, questo lo sappiamo. E però attenzione a Romain Bardet, perché con il cambio di squadra sta andando molto forte, è un corridore che ha grandi qualità in salita, ma può attaccare anche in discesa. Avrà un compagno di squadra importantissimo come Arensman, che è un giovane in rampa di lancio. Quindi attenzione alla DSM. Poi, siccome a me non piace essere politically correct, per me basta che non vinca la Ineos, tutti gli altri vanno bene. Bello, bello. Cioè, mi piace anche il tifo contro, che di solito io, abituato al mondo calcistico, sento spesso e volentieri, sono anche io un noto fautore del tifo contro, ma è normale che sia così. Nel ciclismo non mi era difficilmente capitato, quindi mi piace. No, ti chiedo solo che... No, è bello sentire chi segue il ciclismo minuto per minuto, certo, e sanno tutte le sfaccettature di questo grande movimento, e probabilmente loro sanno anche molto, ma molto più di noi. Sì, questo è un giro orfano di 3 grandi delle corse a tappe, Pogačar, Roglic e appunto Bernal. Quindi la forbice dei favoriti naturalmente si allarga notevolmente, possono venire fuori tanti nomi. Giustamente un po' nelle ultime ore sta emergendo il nome di Carapaz, che io obiettivamente non lo metterei al primo posto. Perché? Perché sì, ha vinto un Giro d'Italia, ma l'ha vinto di rimessa, non l'ha vinta staccando i corridori. Ha vinto un'Olimpiadi, però l'ha vinto attaccando anche in quell'occasione di rimessa, sfruttando molto intelligentemente dei momenti particolari della corsa. Quindi invece in questa occasione, dove parti da grande favorito, dove parti con una grande squadra, devi dimostrare veramente di essere il padrone del giro. E secondo me
Non so se ha la qualità e ha la classe talmente così alta da partire da grande favorito. Io penso che ci possa essere un corridore altrettanto forte che ha una grande voglia di vincere questo Giro d'Italia, che è Almeida. Ma perché Almeida? Almeida è perché due stagioni fa ci impressionò nel giro della pandemia con un grande Giro d'Italia alla sua prima partecipazione. L'anno scorso fu sacrificato tantissimo dalla Quick Step in favore di Evenepoel. Quindi lui ha una grande voglia, anche perché questa potrebbe essere una delle poche occasioni che può ancora essere leader di questa squadra, perché lui deve lavorare, sappiamo tutti, è stato preso per lavorare molto con Pogacar. Pogacar rinuncia al giro, quindi lui ha questa grande occasione, ha grande qualità, è giovane, anche se questo giro secondo me parlerà molto colombiano. I colombiani saranno i grandi favoriti delle tappe, perché hanno un percorso veramente dove le qualità degli scalatori verranno sicuramente alla ribalta. Un giro molto interessante, perché ritengo che questo giro possa essere interessantissimo soprattutto i primi 9 giorni, cioè fino alla tappa del Blockhaus. Perché? Perché è molto complicato, è molto pericoloso, ci sono le tappe a Budapest che non sono dure ma sono difficili per gli uomini di classifica, la gestione, non cadere, poi si arriverà sull'Etna, primo arrivo in salita. E soprattutto poi c'è l'avvicinamento al Blockhaus, dove secondo me, e io Riccardo non so se ricordi nella puntata di Velo di Natale, quando presentammo il Giro d'Italia dissi che la tappa del Blockhaus sarà la tappa più dura del Giro d'Italia. Perché? Perché la tappa del Blockhaus arriva alla 9ª tappa, dove i corridori hanno ancora tanta energia da spendere. Quindi qualcuno sarà bocciato già dalla tappa dell'Etna, perché qualcuno potrebbe già pagare qualche secondo pesante sulla tappa dell'Etna, e quindi sul Blockhaus hanno tutti la possibilità di recuperare, quindi sarà una tappa nervosa. Tu la conosci bene, Riccardo, perché questa, la prima parte della tappa era la famosa tappa Isernia-Pescara, dove tu arrivasti quinto, se non sbaglio, quarto. Quindi. C'è il Macerone, Rio Nero, Roccaraso, i primi 60 chilometri saranno un antipasto veramente devastante. Poi c'è un po' di discesa e poi si rinizierà a salire Guardia Grele, Passo Lanciano, discesa pericolosissima di Passo Lanciano. Io ritengo che questa discesa di Passo Lanciano possa decidere anche molto questa tappa, perché è una discesa stretta, dritta, dove i corridori potranno raggiungere anche 80-90 km orari. In fondo alla discesa c'è il paese di Letto Manoppello, quindi strada strettissima, i corridori dovranno passare uno per volta. Fine del paese, inizia di nuovo la salita, quindi sarà una tappa dove la discesa di Passo Lanciano diventerà importantissima. E poi c'è il Blockhaus. Il Blockhaus, voglio anche tenere presente che non si arriva sul Blockhaus, perché questa, la Gazzetta ci vende questa tappa come Blockhaus, ma il Blockhaus è dall'arrivo a Passo Lanciano, c'è ancora 6 chilometri prima di arrivare sul famoso Blockhaus, dove non sono mai arrivati, nemmeno Merckx nel 67 arrivò sul Blockhaus. Abbiamo le immagini peraltro mentre lo dici. Dicono il Blockhaus, però il Blockhaus obiettivamente è ancora molto, ci sono ancora 5-6 chilometri, perché il Blockhaus è a 2005, questo è l'arrivo di Merckx del 67. Quindi io ritengo che la prima parte del giro diventerà importantissima, e il Blockhaus, i primi 10 della classifica generale del Blockhaus cambierà poco rispetto alla classifica
finale del giro. Dici quindi che lì più o meno si avrà una fisionomia che poi ritroveremo non proprio identica, ma simile a quella che poi vedremo alla fine a Verona. Sì, perché la nona tappa del giro è veramente una tappa devastante. Poi ci auguriamo che non sia anche, perché può sempre capitare, e anche a primavera, di trovare delle giornate anche calde, perché se dovesse essere calda questa tappa, fare Rocca Morice, la salita di Rocca Morice con il caldo, perché si sale sulla Maiella, sulla montagna, si sale lato ovest della montagna, quindi con il sole che picchia sulla salita, diventerebbe veramente una tappa molto ma molto complicata. Quindi aspettiamo con tanto interesse la prima parte del giro, perché molto si deciderà nella prima parte del giro, perché poi sì, nella terza settimana ci sono salite importanti, però cioè Luciano, la terza settimana che vuoi sia, cioè la bischerata è tutto lì sul Boccauso. Meno male, finalmente ti sento giusto, perché quando descrivi i percorsi te sono tutti leggeri. No. Questo qui, meno male, hai detto che è duro. Ragazzi, basta guardare la cartina, è una roba devastante, perché partono subito col Macerone pronti via. Quel giorno, se ti ricordi, tirò tutto il giorno lo zio Bernardo, se ti ricordi, no? Sì. Perché cioè fece tirò molto Fignon quel giorno. Sì, ma anche tanto anche Bernard, fece il diavolo a quattro. Comunque, no, sono felice, finalmente. È duro, è dura questa tappa. Perché fino ad ora, cioè, tutte le... Allora, lì sono andati piano, cioè, la l'hanno fatta piano, e quell'altro l'anno scorso, la sua rocca, cioè, dove che si arrivava? Campo Felice, te lo dico, Campo quale Felice. Sarà la tappa? Campo Felice, disse, no, Campo Felice, Luca disse, lui, no, non è una salita, non è una tappa dura. No, Campo Felice lo fecero... E sono arrivati 40 corridori in volata a Campo Felice, Riccardo. Vedi. Capito? Mezzo gruppo. Capito? Così. Quindi non è che sono andati, non era dura la salita. Allora sulla cipressa, no, scusami, sulla cipressa che erano rimasti 30, sono andati piano o forte? Sono andati veloci. Ah, ecco, né piano né piano. Sono andati veloci, ma andare forte è un altro discorso, Riccardo. Va bene. Allora, aspetta, in questo però non puoi spiegarti meglio, mi sono perso anch'io. Cioè, in che senso? Veloce, sì. Cioè, veloce e forte? Che... Forte quando c'è agonismo nella competizione. Ah, okay, la Sanremo, okay, ho capito. La Sanremo, Riccardo, non c'è stato agonismo, okay, non è che lo dico io, l'abbiamo visto in corsa. Ci stanno scrivendo. Poi che sono andati veloci è un altro discorso sulla cipressa, però la Sanremo sono andati piano. Ma hanno fatto il record. Va bene. Va bene, ci stanno scrivendo in se tanti, hai, la Sanremo, se hai il vento a favore, Riccardo, come ce l'hanno avuto quest'anno e come ce l'abbiamo avuto in tante occasioni anche noi, si fa la media, ma la media non caratterizza un agonismo. Hai ragione, ti voglio bene. Va bene, pure tu, Riccardo. No, hai ragione. Tanto. No, hai ragione, lui si arrabbia. Se gli no, vai no, contro... no, non mi arrabbio mica. Va bene. Io ti dico dove andranno piano. Te lo dico adesso dove andranno piano al Giro d'Italia. Allora, la ventesima tappa del Giro d'Italia andranno piano. Sono d'accordo. No, allora, per rompere questo assedio, sia Riccardo che Luciano, no? Sono due ex professionisti che hanno inseguito molto, che hanno fatto bene le corse a tappe, insomma. Beh, Luciano lo sapete, ha vinto una Tirreno Adriatico, Riccardo Magrini non lo devo presentare. Però il ciclismo rispetto agli anni in cui, insomma, correvano Riccardo e Luciano è cambiato tantissimo. Certo. È cambiato. Oggi è vero che questa edizione del Giro probabilmente avrà una prima scrematura tra la Sicilia e l'Abruzzo,
Però è vero che oggi contano le strategie, contano le organizzazioni, le squadre, invece ai vostri tempi il campione manteneva la corsa cucita, cercava, aveva un'altra gestione. Oggi invece il ciclismo è cambiato, il ciclismo è cambiato, non so se sei d'accordo Riccardo, ma è così. Cioè, no, sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, ma infatti io e Luciano, io scherzo, a me piace farla arrabbiare, no? No, vabbè, sì, oramai questa cosa della cipressa voi avete, ci condizionerà per tutto allora, l'anno. Avete prima citato, ad esempio, la Milano-Sanremo. Io ricordo che con Mario Cipollini, ma anche poi successivamente, che insomma è un velocista, andò a rompere il tabù praticamente degli inseguitori o dei finisseur degli ultimi 3 chilometri della Cipressa. Non so se ricordate l'impresa di Cipollini, fu epica proprio per questo. Oh, scusami, ti interrompo Gilberto, perché adesso abbiamo fatto un esperimento, entriamo con la nostra diretta, con la nostra stanza virtuale, dentro la stanza di Fanta Cycling. Ciao ragazzi, non so se mi sentite. Ciao. Eccoci qua, siamo entrati dentro. Ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta dopo alcune prove, ce l'abbiamo fatta ad entrare perché i ragazzi di Fanta Cycling ovviamente erano in live, noi siamo entrati nella loro live, adesso li abbiamo anche disturbati, ma perché la loro applicazione e soprattutto il database che hanno messo a punto, che praticamente è un'app scaricatissima, ci gioco anche io, poi gli facciamo vedere anche la mia di formazione, c'è anche quella di Riccardo. Riccardo, l'hai fatta la formazione? No, hanno fatto una cosa bellissima gli amici di Fanta Cycling, perché hanno coinvolto anche noi quattro, cioè sai che quest'anno faremo il commento a tre voci tutti i giorni con Luca e Vladimir Belli e Moreno Moser, si alterneranno sia Vladimir che Moreno. E hanno fatto una lega dove stasera sono andato per curiosità a vedere, perché era stata fatta stamattina, quante squadre ci sfidano e ci sfideranno. Praticamente una lega solo dedicata per il Giro d'Italia, e erano più di 1600, non lo so Federico, quante squadre? 2000. Ah, siamo già a 2000, ecco, quindi noi sfideremo 1900 per ora, perché domani ce ne saranno anche, insomma, più di 2000 persone con le nostre squadre, io, Luca, Moreno e Vladimir, io li ho obbligati perché, cioè, Vladimir Belli non è che sia proprio l'espertissimo di queste cose, però Luca anche lui l'ha fatto, però è una cosa semplice. Era piuttosto arrabbiato Luca Federico, perché voleva cambiare all'ultimo momento, voleva vendere un corridore, non so che corridore voleva vendere. Ora Luca, qui sei qui davanti ai fautori. Ma aveva già schierato la formazione? Aveva già schierato la formazione. Sì. Chi volevi vendere? Diciamo, vediamo un po'. Però così non si può fare, eh? Non è che si può fare che perché è in diretta adesso mi fate. No, tengo così. Bravo. Io ho fatto un cambio in corsa. Maurizio, mi fai vedere la mia? Perché l'ho cambiata proprio questa sera. E vediamo un po', questa è la mia. Poi, siccome è arrivato anche un messaggio su Van Der Poel, sul fatto che possa fare classifica, sono andato un po' pesante perché ho preso Carapaz, ho preso Landa, c'è Van Der Poel, ovviamente, l'ho messo come mediano e costruttore di gioco, il nostro Giulio Ciccone, ma non potevo fare altrimenti, perché ovviamente è cuore abruzzese che si gioca questo Giro d'Italia, Arnaud Demare e Alessandro Covi. E poi, oddio quanto ho fatto a piano il movimento, perdonatemi, tra un quarto d'ora arrivano anche gli ultimi tre. A mezzanotte ci siamo sempre. Ecco, intorno alle 10 arrivano anche gli ultimi tre, sono le 9.35, però sarebbero Tratnik, Sivakov e Jan Janssen. Questi sono i miei. Ora capisco che Riccardo sarebbe impallidito contro la mia formazione e quindi mi ha tenuto fuori dalla Lega. Questo lo capisco, lo posso comprendere. Ma io non ti ho tenuto fuori dalla Lega. Van Barle,
No, quella lì è una lega che puoi iscriverti anche te, Federica, sì. Se vuoi spiegare cosa è successo con la lega Discovery, come si chiama, Fantacycling Discovery Plus, come? Sì, Discovery Plus. Fantacycling Discovery Plus, sì, Discovery sì, Plus, sì, si è aggiunto più Grand Tour, Grand Tour Slam, cioè Grand Tour Slam, sì, sì. Ciao Mullà, come stai Mullà? Bene, magro, bene, bene, dai. Te? C'è anche Piazzano, guarda là che... C'è anche... finalmente, beh, grazie. No, Piazza. Sai, quando parli in Abruzzo sei bello contento, gli arrosticini. E io sono, felice di... Io sono il felice. Pecorino, tutto bello anche, tranquillo. Anche gli arrosticini, però comunque. Vabbè, Federico... Posso fare una domanda a sti ragazzi? Come no? Sì. Ragazzi, buonasera, vi ringraziamo tutti per il vostro intervento. Innanzitutto, di dove siete? Immagino toscani dalla vostra. Tradisce. E poi come nasce questa bellissima idea di questo gioco? Noi siamo originari, allora, il Mullà, siamo vicino Pontedera, Lorenzo uguale, poi c'è un altro socio che però è di Milano, comunque siamo di base toscana. L'idea nasce perché si faceva su carta e penna una sorta di fantaciclismo, poi si era trovato un sito internet che faceva qualcosa di simile, però si è detto l'idea è buona ma mancava tanto. Un'app, un regolamento fatto bene, e bisognava metterci tante energie dietro questo progetto, e quindi noi abbiamo deciso di partire in maniera folle, totalmente folle, però insomma dai, i numeri ci stanno dando ragione, quindi siamo contenti. Poi insomma, dopo 2 anni e mezzo di attività siamo arrivati a chiudere un accordo con diversi brand importanti, tra cui Specialized, Discovery Plus, eccetera, 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 e quindi insomma siamo contentissimi. Insomma, Discovery è la piattaforma che trasmette il ciclismo in tutta Europa, quindi tanta roba, insomma. E tra l'altro tutto è nata la Lega. In tutto il mondo. Tutto il mondo, sì, pardon. Tutto il mondo. È nata la Lega in collaborazione con tutto il team di Discovery, e il motto della Lega è Sfida il Magro. E, insomma, purtroppo l'accordo l'abbiamo stretto all'ultimo secondo, e quindi però in 2 giorni abbiamo già raggiunto più di 2000 utenti iscritti alla Lega, e quindi siamo tutti contentissimi e non vediamo l'ora che inizi il Giro d'Italia. Però Magro, volevo farti una domanda: siccome stiamo valutando possibili vincitori della maglia azzurra dei GPM, dei COM, stavamo valutando James Knox. Allora, però Knox, devi dire la verità, Mago. No, secondo me è buono fritto, ci sta bene, sta bene anche, perché questa è la battuta che io dissi, cari amici di TV6, quando venne fuori questo nome, che è bravo, cioè non è che... Però siccome nelle nostre dirette, come stanno facendo ora in questo momento gli amici di Fantacycling, è un po' una ruota libera, e quindi il Mullà aveva tirato fuori questo nome, dice: che ne pensi di James Knox? E io gli dissi: è buono fritto, ecco, cioè così è andata. Vabbè, comunque potrebbe, è rimasta lì, è rimasta... No, potrebbe, è appedalato bene ultimamente, potrebbe effettivamente puntare alla maglia del, ma anche se lì c'è Van Sevenat. Van Sevenat, oggi mi hanno fatto una domanda su Van Sevenat, hanno detto: ma con tutte le energie sulla pedalata che c'ha, io credo che arriverà l'ultima settimana che a parità di condizioni può perdere soltanto, perché uno un po' più preciso risparmia tante energie. Magro, ci dici un po' i vincitori delle quattro maglie, secondo te quali possono essere? Rosa, azzurra, ciclamino e bianca. Vabbè, Rosa ce l'ha già detto. L'ho detto prima, Rosa. Lo so, Lucia di Gates in testa, vero? Ho fatto anche una, perché noi nel Fantacycling abbiamo anche una lega a favore della fondazione di Scarponi, e io ho fatto carte false per aggiudicarmi tutte e due gli scienziati, ho speso tutti i fantamilioni che avevo, e quindi per me Simon Yates quest'anno è l'anno buono. La maglia ciclamino potrebbe essere a favore anche di Grimmai. La maglia azzurra è una lotta, non so, probabilmente la potrebbe vincere anche uno che non lo so, e la maglia bianca, anche lì
è dura. Almeida, secondo me, Almeida è quello più favorito. Io nella squadra non c'ho Almeida, ma c'ho Fortunato, quindi ho messo lui, ma Almeida credo che sia quello più, più favorito. Poi non so se Luca, Luca ha più idee più chiare di me, perché è molto più preparato su questa cosa, Luca. Ah, mica tanto. No, in realtà perché sulla maglia azzurra secondo me è complicatissimo, perché ogni anno è un terno all'otto. Cioè, l'anno scorso ha vinto Bouchard, adesso vorrei capire chi l'ha preso l'anno scorso, per dire, no? Quindi quello è veramente... vabbè, bravo, infatti mi fate quello di mestiere. Però, no, è complicatissimo. No, Rosa, io Yates, Bianca Almeida, Ciclamino, De Mar. Ragazzi, ci dite invece il vostro di favorito per la maglia rosa, ovviamente. Noi, dopo voi magari entrate più nel dettaglio continuando la vostra live. Noi c'eravamo. Noi verso l'una di notte faremo anticipateci la maglia bianca. Qualcosa. Così vi facciamo spoilerare ai vostri telespettatori adesso quello che magari si aspettavano tra un paio d'ore, lo dite adesso. Per colpa nostra. Beh, il vincitore lo faccio dire al Mullà. Vai Mullà, chi ha la maglia rosa di questo Giro d'Italia? Landa. No, a me andrebbe no, benissimo. Carapazza. No, perché lui è landista. Io vado solo per tifo, solo per tifo. Bravo, adesso... così si fa anch'io. Ok, va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi. Speriamo di riavervi prestissimo anche durante il Giro d'Italia. Così poi noi riprendiamo la registrazione di questa sera. E se abbiamo detto delle cavolate, se avete detto, io non mi sono sbilanciato, vi ho solo mostrato la squadra, se avete detto delle cavolate, soprattutto, vabbè, chi si è sbilanciato ha dette tutte le maglie, glielo facciamo rivedere. Vi auguro una buona continuazione di live e buon giro. Tra ragazzi. L'altro complimenti al regista, perché l'audio spettacolare, sta funzionando tutto, perché la prova che si era fatto ieri era non era così perfetta. Guarda, allora posso dare... un retroscena. L'altra sera abbiamo fatto la prima prova di audio con me che ordinavo le pizze per cena. Quindi, confermo. Confermi? Ordinavo le pizze per cena e allora Maurizio mi diceva prova l'audio e io dicevo buonasera, posso venire a prendere le pizze alle 8? va bene, ragazzi, buon giro d'Italia. Speriamo erano buone. Ci vediamo, erano buone, erano buonissime. Buon giro d'Italia. E ci vediamo ciao, ragazzi. Ciao ragazzi di Fantacycling, un gioco bello, divertente, sempre molto aggiornato e soprattutto dà l'opportunità di insomma capirne un po' di più, perché bisogna sempre comunque aggiornarsi strada facendo. Noi però ci dobbiamo fermare per la prima volta questa sera, poi abbiamo tante cose di cui parlare ancora. Pubblicità, torniamo tra poco. Anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme, seconda parte di Velo, dopo la prima molto ampia, insomma, che speriamo vi sia piaciuta, con gli amici di Fantacycling. Stavamo parlando, poi abbiamo fatto l'incursione nella loro live, che ci hanno ospitato molto molto volentieri, ovviamente vi auguriamo buon lavoro. Ci avete scritto in tanti, noi proviamo a rispondere. Quanta gente è prevista sul blockhouse? Non lo sappiamo, speriamo tanta. Se c'è già Hindley, sì, ovviamente corridore che è cresciuto sotto l'ala di Umberto Di Giuseppe. A proposito di vendite, Maurizio, ti invito a fare sagome tipo Van Aert per corridori più importanti. Come più importanti? Stiamo scherzando? Mettile in vendita via internet, mare di soldi. Intanto Maurizio mi ha fatto la cover per il mio cellulare di Van Aert, che la tengo qui, e poi vedremo se avrà voglia di farne altre. Una domanda rapidissima, poi ti do la parola, Luciano. Volevo girarla proprio a Luca, perché ci hanno scritto: ma non è che Luca a un certo punto Van Der Poel gli viene in mente di fare classifica? Eh no, come fa? Troppo duro, no, troppo duro, troppo duro. Ma Van Der Poel non riesce, non può tenere neanche sull'Etna, a parte che non credo che sia interessato lui in primissima persona. Può, se prende la rosa domani, tenerla eventualmente nella cronometro del secondo giorno, questo sì. E quindi arrivare in Italia magari con la maglia rosa, però poi dopo dall'Etna, cioè sull'Etna, in qualsiasi scenario esce fuori dalla classifica. Posso fare una domanda? Sì, intanto fammi salutare la buona serata all'assessore regionale allo sport Liris. Buonasera assessore, benvenuto, bentornato. Buonasera a tutti voi, buonasera, ben trovati a tutti. Ben trovato a lei. Luciano, una domanda per... No, una domanda sia a Riccardo che a Luca. Voi mettete come grande favorita alla vittoria del Giro Yates, ma non vi viene un po' di dubbi su questo atleta che nella terza settimana, purtroppo nella terza settimana questo atleta ha sempre dimostrato delle piccole lagune? Io ritengo che questo è un corridore che andrà fortissimo sull'Etna e sul blockhouse, però nella terza settimana un po' un po' di dubbi mi vengono, sia Riccardo che Luca. Vabbè, guarda, io mi sono innamorato di Simon nell'edizione del 2018, quando per due terzi appunto ha dominato. L'ha detto bene anche in diverse interviste prima di questo giro, sono d'accordo con te. Lui stesso ha detto: spero di non avere la mia solita giornata, no, che potrebbe compromettere tutto quanto. Questo è sicuramente una grandissima incognita.
Io spero che abbia imparato in qualche modo dagli errori del passato, anche se non si può mai sapere quando ti arriva la giornata negativa. L'anno scorso però, se guardiamo bene, Luciano è riuscito comunque a fare una discreta terza settimana. Lì non stava benissimo sempre fino in fondo, però sull'Alpe di Mera aveva fatto un capolavoro. Già cos'era, il giorno, due giorni prima aveva cercato, no, la tappa sul Trentino, anche lì di fare un po' di differenza. E poi gli sono mancate le energie per completare la rimonta. Però col fatto che magari non c'è troppa crono... eccetera. Sono d'accordo con te che probabilmente può fare no, meglio, sai, la Luca, prima. Un po' di dubbi mi vengono su questo atleta perché sta andando forte già da 10-15 giorni Simon Yates, e quindi non vorrei che partirà sicuramente forte, però poi nella terza settimana dovrà fare i conti con il suo passato. Sono d'accordo, no, è uno scenario plausibile, assolutamente. Mi sembra, diciamo, un po' più completo e più solido rispetto magari a scalatori pur forti come Lopez, come Landa, che però sono un po' paperini, capita sempre una, e anche loro magari hanno delle giornate storte. Riccardo? Io ho detto Simon Yates perché sono d'accordo con quello che ha detto Luciano, cioè la storia è scritta, cioè non è che lui... ha questo problema che un giorno nella terza settimana la prende la botta. Però io confido molto, tu hai detto una cosa prima, cioè non è che noi diciamo le cose così tanto perché magari abbiamo anche delle informazioni, voglio dar fiducia a quello che mi hanno detto nella sua squadra. Perché hanno, se vai a guardare, è vero quello che dici, perché sta andando, è andato forte, ha vinto due tappe alle Asturie, però il giorno dopo ha preso 11 minuti, dopo la prima tappa che aveva vinto bene, ma ha corso poco. E l'aver corso poco, secondo me, è mirato a quello che è il progetto della Bike Exchange, perché secondo me loro hanno fatto... hanno calcolato bene. Oggi purtroppo, come diceva Gilberto prima, il ciclismo non è più fatto come lo facevamo noi, un po' all'acqua di rose, insomma un po' alla sensazione, a parte gli ultimi anni, perché anche noi abbiamo provato le salite forza resistenza, i wattaggi, no i wattaggi no, però insomma comunque abbiamo esasperato quello che prima facevamo le volate a cartelli. E facevamo le salite, determinate salite, che dove te per esempio sapevi che se quella salita la facevi in una certa maniera sentivi che la condizione era quella. Oggi non è più così, oggi è molto più mirato, e credo che appunto la squadra abbia cercato di ovviare a quello che conoscono bene, il problema dell'ultima settimana. Per questo che io dico Simon Yates, perché attraverso le esperienze che ha avuto, come diceva Luca prima, due terzi del giro dominato, stradominato nel 2018, poi perso anche perché lo trovarono in difficoltà sul Col delle Finestre, però ci fu un fattore contingente anche lì, vedi, le corse poi si vincono, si perdono. Secondo me quel giorno lì, grazie a Froome che fece un'impresa, però Dumoulin la perse banalmente, perché andò a aspettare Reichenbach dietro. Insomma, le corse si vincono anche a volte in maniera, non dico fortunosa, però c'è una buona dose anche di fortuna in tutto quello che è. Simon Yates credo che sia in credito, e quindi voglio pensare questo. Però ripeto, io ho detto questo nome per giocare, certo. Certo. Ma secondo me sarà un Giro d'Italia molto bello, molto aperto, e hai detto una cosa santa, che i primi 10 del Blockhouse quella sera lì in classifica ce li ritroveremo fino all'ultima settimana. E se posso, scusate, solo una postilla per completare anche il ragionamento di Luciano, io credo che Carapaz sia identificato come il favorito numero uno proprio per quello che dicevi prima, perché nel 2019 ha vinto di rimessa, però lui è un regolarista che ha già fatto già podio anche al Tour e alla Vuelta. E quindi magari potrà anche non attaccare, ogni tanto attaccherà, però
più difficilmente prende la giornata storta come può capitare a Yates, Landa, Lopez, eccetera. Ed è per questo, oltre alla squadra che ha, che viene indicato come il favorito principale. Assessore, vengo da lei perché insomma mancano al nostro calendario 10 giorni e tra poco anche meno, diventano 9. Ha sentito? Io adesso non sono un esperto, quindi mi affido alla voce degli esperti proprio per questo, che mi hanno detto i primi 10 del Blockhaus più o meno saranno i primi 10 a Verona. Io sono un assessore non esperto tecnicamente di ciclismo, quindi è un piacere sentir parlare di aspetti tecnici, lo farei per ore perché danno una dimensione diversa a quello che per noi è semplicemente uno spettacolo, mentre sentire tattiche, strategie di corsa è chiaramente inesorabilmente alcune tappe poi fanno selezione, lo era stato l'osservato di Campofelice, adesso si parla di Blockhaus più o meno alla stessa maniera, come tappa che farà selezione e che porrà le condizioni, come sto sentendo dagli esperti, perché possiamo avere i protagonisti della tappa di montagna abruzzese, quali poi destinatari fino a fine corsa di fatto dell'attenzione del mondo ciclistico, quali maggiori beneficiari probabili della vittoria finale. Per me è un piacere perché noi stiamo costruendo questo tipo di aspettativa per gli appassionati, ma non è soltanto per gli appassionati, perché poi il Giro d'Italia è come il Festival di Sanremo, è un po' lo spettacolo nello sport che unisce tutto il mondo degli innamorati dello sport. In questo caso è il grande evento per definizione. Io sto lavorando ormai da 3 anni perché la regione Abruzzo diventi la regione dei grandi eventi, la marina dei grandi eventi. Lo abbiamo fatto in particolar modo rendendoci credibili in questi ultimi 2 anni, quando tante altre regioni hanno rinunciato in maniera legittima, date le misure contenitive legate al Covid, quindi tutte le difficoltà organizzative legate al Covid, hanno rinunciato ai grandi eventi. Ebbene, proprio a cominciare dal Giro d'Italia, la regione Abruzzo si è resa protagonista di stagioni importanti, l'anno scorso addirittura con 3 passaggi, una tappa tutta abruzzese, magari con un'attenzione maggiore nell'entroterra nella stagione scorsa. Quest'anno abbiamo contrattato a monte, siamo stati proprio come regione gli interlocutori di RCS per stabilire le 2 tappe importanti che verranno come protagonista all'Abruzzo, e già stiamo parlando poi di stagioni prossime perché abbiamo tantissime idee e tantissima voglia, mediante i grandi eventi, mediante il Giro d'Italia, mediante questa bellissima avventura, di dare risonanza, forza, lustro al nostro territorio e accendere i riflettori su una bellissima terra che in un'ora ti dà la possibilità di passare dalla montagna al mare, e con la possibilità che ti danno i grandi eventi di una ricaduta economico, sociale, turistica su tutti i territori, quanto mai oggi ne abbiamo bisogno. Oh, peraltro è arrivato proprio adesso un messaggio molto bello da casa, appello ai ciclotifosi: dal Blockhaus poi rifiuti riportateli a valle, non lasciateli sopra, assolutamente, noi ci uniamo a questo. Nella puntata prossima, Jacopo, apriremo anche una grande parentesi, come raggiungere poi il Blockhaus, certo, perché nelle passate stagioni ci sono stati anche problemi per raggiungere la località d'arrivo, quindi venerdì prossimo, non sì, giovedì, venerdì prossimo. Daremo spazio anche alle ultime normative che l'organizzazione dà per raggiungere appunto la vetta del Blockhaus. Gilberto, cosa vuol dire avere costantemente grandi eventi del genere come il Giro d'Italia nel nostro territorio? Ma io credo che l'assessore Liris abbia detto una cosa molto importante: l'immagine di una regione si valorizza molto attraverso lo sport, in particolare attraverso eventi internazionali. Il Giro d'Italia
un vettore di promozione straordinario, poi fornisce un'immagine soprattutto alla nostra regione che ha una tradizione legata molto forte al ciclismo, al pari di altre regioni del nord, quindi coniugare l'ambiente, la storia, la tradizione rappresenta secondo me una scelta vincente che bene sta facendo l'assessore Liris, anzi mi è sembrato di capire che anche il futuro ci sarà un accordo ancora più forte con RCS proprio per promuovere la regione attraverso il Giro d'Italia, che insomma è uno degli eventi più importanti che abbiamo in Italia, insomma. Oh, assessore, peraltro mentre lei stava parlando è arrivato un SMS da casa: perché non riproponiamo anche un giro d'Abruzzo dilettanti, le chiedono, è una cosa possibile in un prossimo futuro? Ma io quello che sto scoprendo è che c'è un mondo incredibile che si muove attorno al ciclismo e di idee ce ne sono tantissime. Una di queste è proprio quella che hai rappresentato, ma ce ne sono tantissime altre ancora più appassionanti. Sarebbe realmente da avallare questa tendenza fortissima degli innamorati del ciclismo di inventare quotidianamente, perché parliamo quasi di invenzioni quotidiane da tutto Abruzzo, di manifestazioni che possano accendere i riflettori sulla nostra regione. È una delle ipotesi che possiamo vagliare, ma ci sono anche sorprese che stiamo preparando per settembre-ottobre. Poi magari ne parleremo senza svelare segreti anzitempo. Per il momento soffermiamoci sul Giro d'Italia, che ha un'importanza incredibile, e se è vero come è vero quello che è stato detto dai tecnici, verrà l'Abruzzo protagonista anche in questa edizione di tappe che poi saranno decisive per la vittoria finale. Io sono felicissimo, poi quando vedo quelle panoramiche in particolar modo dall'alto, per me l'orgoglio mi riempie il cuore, perché noi dobbiamo fare di tutto per rendere omaggio a questa bellissima terra che ci è stata consegnata, ci è stata lasciata da chi ci ha preceduto, e sicuramente quella, una terra che abbiamo l'onore di servire in questo momento. È bellissimo, forse il ciclismo è lo sport che ti dà la possibilità, tramite quelle inquadrature, di vedere in maniera nitida la bellezza del verde e dell'azzurro che contraddistingue il nostro Abruzzo. È uno spettacolo nello spettacolo, assolutamente. Assessore, eventi in avvicinamento all'evento del Giro d'Italia, da domani a domenica, da domenica c'è Ecomob, questa rassegna fieristica sulla mobilità sostenibile. Sì, mobilità sostenibile, ce ne vuole parlare brevemente? Ma questo è uno degli aspetti che sta sempre più contraddistinguendo il Giro d'Italia, in particolar modo dalle nostre parti diventa decisivo. Anche nel PNRR ormai la transizione ecologica, il green, il rispetto per l'ambiente, la compatibilità tra gli sport, la sicurezza e l'ambiente stanno diventando un po' dei leitmotiv che ci stanno spingendo a fare delle riflessioni anche a livello infrastrutturale, anche perché, come dicevo, bisogna poi sposare la sicurezza sulle strade e la possibilità per gli sportivi di continuare a praticare la loro passione. Poi questo evento dell'evento, la parte ecosostenibile, diciamo la parte eco del vedo anche riferimenti al PUMS, nell'ambito che è una forma di urbanistica all'interno dei piani regolatori, quindi quella parte di urbanistica che prevede proprio le infrastrutture legate alla parte alla compatibilità ambientale. Io credo molto in questo tipo di possibilità, e noi abbiamo, tramite queste sollecitazioni, tramite la possibilità di poter studiare la sostenibilità ambientale con la pratica sportiva, ma non soltanto la pratica sportiva, anche con la mobilità in senso lato, noi abbiamo la possibilità di accendere ulteriormente riflettori su una regione che si sta contraddistinguendo come una regione verde anche in senso lato, quindi una regione verde che rispetta l'ambiente e che dà la possibilità
anche con ormai tecnologie tecniche e scamotage, espedienti che sono già praticati al nord Italia, ma certamente anche fuori Italia, la possibilità di rispettare l'ambiente e di garantire tempi di spostamento adeguati e quindi mobilità sui nostri territori adeguati anche nelle zone montane, quindi c'è una possibilità di fare delle riflessioni a cui noi stiamo tendendo, sposando questa volontà della Regione Abruzzo anche in termini di incentivi, con una predisposizione già dei comuni in questa direzione. Nei comuni si stanno già nei settori opere pubbliche come nei settori urbanistica, tanto per esempio di Pescara quanto dell'Aquila, per parlare delle città più grandi, una dell'ambito entroterra e una dell'ambito costiero, già si stanno studiando strumenti di sviluppo territoriale, parlo a livello di urbanistica, che possano prevedere la compatibilità della mobilità storica a cui siamo abituati, delle automobili, con altre forme di mobilità. E vivere lo sport anche in questa maniera è un modo anche per costruire una cultura in questo senso. Per quanto mi riguarda, siamo anche da questo punto di vista veramente in prima linea, anche non soltanto per non essere sempre troppo romantici, non soltanto con le chiacchiere, ma anche con qualche tipo di strumento concreto, ecco, nell'appoggio di queste iniziative, sì. Oh, assessore, noi la stiamo per salutare, le chiedono da casa anche di investimenti, di investire anche per spazi attrezzati per scuole di ciclismo, noi gli lanciamo questo messaggio, però siccome lei ovviamente vivrà le due tappe abruzzesi, sono 21, le altre 19 le presento, chi gliele racconterà, e sono i due suoi compagni di stanza, Luca Gregorio e Riccardo Magrini, ovviamente su Eurosport, che racconteranno le nostre, tutte le tappe e soprattutto le nostre, speriamo che siano spettacolari. Grazie, ne siamo certi. Grazie a voi, un abbraccio forte. Così che con loro, grazie. Con Eurosport ovviamente ci sarà una copertura mondiale dell'evento che riguarda la nostra regione, che non è enorme, però ha una grandissima tradizione. Grazie all'assessore Liris. Oh, ci dobbiamo fermare? Sì, ci dobbiamo fermare. Sì, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo numero 9 per questa sera, abbiamo ancora un 30 minuti per stare insieme, però io torno soprattutto da Luca e poi anche da Riccardo, ma perché Luca, innanzitutto raccontateci qual è la copertura di Eurosport per il Giro d'Italia di quest'anno, cioè che cosa ci dobbiamo aspettare, cosa si devono aspettare gli amici da casa? Ma intanto le tappe integrali, quindi sempre dal chilometro zero, anzi prima del chilometro zero, questa è la parte normale. La grossa novità sarà un po' legata al post tappa e all'interazione con il pubblico, nel senso che quest'anno hanno deciso di fare una diretta Twitch che comincerà credo un'ora, un'ora e mezza prima dell'arrivo. Quindi noi diciamo che non c'entriamo, andrà in parallelo, ma perché dovrà trascinare in qualche modo la diretta post-tappa. Noi non abbiamo il processo della Rai, ma insieme a Giulia Cicchinè ci sarà quella seconda parte in cui insieme a Giulia ci saremo io e Riccardo, e questa diretta sarà su Facebook, su Twitch, credo anche su Twitter e sul sito di Eurosport.it, quindi una grande copertura. E alla fine Giro 360, che ci teniamo sempre a sottolinearlo perché insomma, sì, è quel prodottino di 5-6 minuti molto divertente che mescola un po' il meglio della telecronaca e il meglio della diretta post-up, e quindi è un modo simpatico per chiudere la giornata legata al Giro. Ecco. Una domanda a te soprattutto, perché io so che cosa mi aspetta da domani. In redazione, piedi sulla scrivania, metto da voi e mi godo il pomeriggio, poi che ci sia da lavorare o meno importa poco, però volevo chiedere, per chi magari dal di fuori, come si prepara non un Giro d'Italia ma anche il racconto di una singola tappa, cioè che cosa fa Luca Gregorio prima per commentare una tappa. Riccardo improvvisa e lo sappiamo, però immagino che ci sia una componente di improvvisazione ma tanta tanta preparazione dietro. Assolutamente no. Andiamo a... No. Improvvisazione totale sia mia che di Riccardo. Quindi io non preparo praticamente niente. Cioè, a parte le statistiche, ma quelle sono a inizio giro per i corridori, guardo com'è la tappa, ma poi si va assolutamente a braccio ogni giorno. Quindi mi dispiace smentirti, ma la mia non c'è nessun tipo di preparazione. No, cioè, nel senso... devo essere sincero. Mi conforti perché io
mi preparo sempre delle cose che poi non leggo e sono praticamente tutti fogli quasi bianchi. Ecco, bravo. Quindi mi dai un assist perché di fatto sono tutti fogli bianchi che mi servono solo per tenere le mani impegnate più o meno. Quindi mi fa particolarmente piacere, mi rincuora perché in realtà la parte principale è quello che uno ci mette in corso dopo. Luciano. Sì, io invece voglio sia a Riccardo che a Luca. Voi siete definiti un po' la coppia in del ciclismo nelle telecroniche, perché siete brillanti, siete anche satirici. Guarda quando hai detto in, come ti ha guardato Riccardo. Siete anche un po' satirici, quindi piacete molto al pubblico. Però Luca, ci sono stati anche momenti complicati nelle vostre telecroniche dove veramente ci sono stati momenti difficili? Beh, per quello che mi riguarda l'inizio, perché nel senso io comunque ho sempre fatto basket, calcio e mi sono trovato in un mondo che oggettivamente non conoscevo, no? Io sono sempre occupato di sport di squadra, facendo anche pallavolo, cioè tutto, e mi sono trovato a fare uno sport che è completamente diverso, perché è più un racconto radiofonico, nel senso che con 4-5 ore di diretta, dove non succede niente sostanzialmente tranne qualche momento, magari il finale, è molto più complicato, no? Quindi ero abbastanza spaventato da questo punto di vista, quindi l'inizio è stato complesso, ma non tanto per la gestione della diretta, perché quello se uno fa il telecronista, più o meno che faccia uno sport o un altro, bene o male secondo me lo riesce a fare, però ti manca la conoscenza sui corridori, sulle corse, lo storico, no? In qualche modo. Però c'è Riccardo lì che non hai problemi con lui. E infatti ho accettato questa cosa solo perché c'era Riccardo, cioè sono onesto e da lì mi sono messo completamente nelle sue mani e bisogna appunto sfruttare, o meglio, ma proprio cioè non andare oltre quello che uno sa, no? E quindi sapevo di avere un grandissimo maestro e poi soprattutto ho trovato un amico, una persona a cui voglio bene. Adesso appunto l'altro giorno dicevo l'ho chiamato perché erano 2 giorni già che non facciamo le telecronache insieme e mi mancava. E però questo è il segreto e si lega anche alla domanda che faceva Jacopo prima, cioè la nostra improvvisazione pura, perché è come se noi parlassimo cioè fuori in un bar davanti a una birra e lo facciamo davanti a un microfono. Qui addirittura vi paragonano a Gasman e Trentignan. Dopo di loro ci siete voi. Quindi insomma il paragone è importante e anche pesante. Riccardo. No, beh, allora Luca ha detto la verità, noi cioè, non tutti i giorni sono uguali ovviamente, ma questo credo che succeda un po' a tutti, ma non prepariamo in modo maniacale la tappa, noi abbiamo un modo di raccontare un po' diverso da un po' da tutti gli schemi, ma questo è sempre stato una cosa che più o meno mi caratterizzava, mi ha caratterizzato la carriera, se si può dire, ma non... Io ritengo che questo sia un impegno più che temporale, più che un lavoro, cioè io mi diverto. Luca, anche lui non sapeva veramente niente di ciclismo, di gare, perché poi io l'ho conosciuto quando faceva e quando fa ancora è una colonna portante di Bike Channel, che è un canale monotematico sul ciclismo. Lui ha fatto delle interviste bellissime a tantissimi campioni, a tantissimi corridori del passato e del presente, e lì mi colpì, perché poi un giorno me la fece anche a me e disse: ma questo è un fenomeno, è molto bravo, una bellissima voce, una bellissima, dei tempi molto belli, e quindi quando c'è stato appunto l'opportunità di averlo a fianco, lui si è messo a disposizione, come l'ha detto. Effettivamente io non ho fatto niente di che, anzi devo dire che la prima telecronaca che abbiamo fatto, l'unica volta che mi sono preparato, cioè che avevo portato il computer, che avevo scritto qualcosa, perché ho detto: se poi questo qua fa scena muta, che cazzo facciamo? Cioè? Certo. Avevi poi portato il paracadute, il salvagente. Sì, no, poi siamo cresciuti, cioè è cresciuta la complicità, anche l'amicizia, perché poi il bene. Nell'altro giorno sì, effettivamente mi ha chiamato, ma se ci pensi, noi abbiamo fatto
Fino ad ora, ma io credo che siano stati pochi giorni di vacanza, cioè pochi giorni dove non ci siamo visti. Noi ci vediamo quasi tutti i giorni. Ora è due giorni che non ci si vede perché abbiamo fatto la telecronaca domenica, ma domani ricominciamo. Ieri sera non ero con lui a fare la presentazione delle squadre perché ero stato invitato dagli amici della catena incatricchiata ad Albenga e non potevo dirgli di no, perché in effetti se non ci andavo ieri non ci sarei più andato. Poi in qualche maniera siamo insieme anche stasera, e domani mattina a mezzogiorno 08 cominciamo la telecronaca, ma noi ci vediamo prima, ci prendiamo un caffè, domani ci sarà con noi. La novità che lui ha trascurato di dire, la novità è che tutto il giro sarà fatto a tre voci, quindi con noi ci sarà Vladimir Belli domani, dopodomani ci sarà Moreno Moser. È una cosa nuova anche per, non nuovissima perché l'abbiamo già fatta a tre voci, però nuova per il fatto che il Giro d'Italia è completamente integrale, quindi insomma parlare per 5-6 ore tutti i giorni alla fine magari ti stanca un po', e il buon Antonio Raimondi ha pensato di darci un po' di salvagente. Poi naturalmente Vladimir Belli lo bullizzerò come sempre, perché appena prenderà il cronometro in mano glielo brucerò. Moreno Moser è all'inizio, quindi sarà bullizzato immediatamente, così impara subito a essere della squadra. Ci divertiamo fondamentalmente, non c'è bisogno di prepararsi, perché un po' di ciclismo insomma un po' lo conosciamo. Poi Luca è stato molto bravo perché si è integrato subito nell'ambiente, nel gruppo, perché facendo quel lavoro da giornalista che è bravo, ha avuto i suoi contatti telefonici, parla con quello, parla con quell'altro, corridori, e quindi entri subito nel mood del gruppo. Quando dall'altra parte del telefono si sente che c'è gradimento perché ti seguono, è anche molto più facile. Lui all'inizio ha avuto un po' di ostracismi, perché chiaramente, come tutte le cose, quando c'è un cambiamento, in generale questo succede nella vita, c'è sempre qualcuno che ha un po' paura o dice ma questo... Poi invece oggi... Credo di poter affermare senza neanche piaggeria, o comunque io sono un pavone perché mi piace che mi dicono che sono un pavone, perché mi piace, perché oggi sono andato al ristorante, c'era uno lì che non conoscevo, mi ha riconosciuto e si è messo a parlare di ciclismo. Se mi fermano per strada e mi dicono oh Magrini, grazie, complimenti, io ci godo, ragazzi, che vi devo dire? Cioè, non è che faccio finta di... No, è Luca, anche giusto così. Luca anche lui all'inizio non era conosciuto, magari sentivano poi la voce e lo riconoscono anche lui, sono soddisfazioni, perché non si vive solo di cose. No, anche perché ti svelo una cosa. Qualche settimana fa, vabbè, non dico la piattaforma perché altrimenti è concorrenza, però ho sentito gli Lazio Benfica Liverpool, detto però voce ciclismo è un'altra cosa. Questa voce mi ricorda qualcosa di ciclistico che col calcio, eppure vedi, poi quando diventi in simbiosi con lo sport che fai, poi chi ti sente in un altro sport, a me devo dire la verità, Luca, mi è suonato strano sentirti fare gli highlights di Benfica Liverpool. Ho detto oddio, adesso il calcio non me l'aspettavo. Ma il calcio l'ho sempre fatto, quindi sono più di 20 anni, perciò quello lì non si molla mai, visto che siamo in un paese calciofilo. Però in realtà oggi non cambierei mai il ciclismo con il calcio, con qualsiasi altro sport. E quest'anno ci sarà la chicca, ragazzi, io ve lo dico. Qual è? Perché dovete sapere che quel ragazzo lì, da ragazzo, da bambino, voleva fare lo speaker della stazione, e quindi stiamo studiando il modo di descrivere un treno in ritardo, insomma, che potrebbe essere, no?
per esempio, cioè un Nibali in ritardo sul binario, cioè come adesso fai? non me lo estrapoli stasera, comunque, è una trasmissione seria, ce la comunque, in diretta. Comunque noi quando siamo fra di noi io schianto dalle risate, perché poi ho scoperto questa roba, ma devi sentire com'è bravo, cioè proprio sì. Fa la voce dello speaker della stazione e, È una cosa fantastica. Lui voleva fare anche il frate. Poi fortunatamente... allora a livello di sogni nel cassetto fantastici, cioè lo speaker della stazione o il frate, c'è di meglio, possiamo dirlo, questo sì. No, poi voleva fare anche il cantante, fra altre cose Luca è bravissimo anche nel cantare, nel suonare la chitarra, tant'è vero che il 5 di giugno noi faremo una serata benefica a favore anche di Michele, cioè della Fondazione Michele Scarponi. Dov'è che se la facciamo, scusa? Dov'è a che... San Mauro Torinese al Country Club. No, perché l'altro giorno mi fa, dice, bisogna che tu mi faccia la scaletta delle canzoni che vuoi cantare, e io non, cioè, le solite, quelle 3-4. Cioè? No, le solite cosa? Le solite le sa solo Luca, noi no. No, una carenza in un pugno, okay. Su Wonderful World di Armstrong, perché faccio la voce. Sì. Ce l'ho già fatta questa, no? Te l'ho già fatta. E quindi è una roba seria, perché lui poi quando, ecco, in quella cosa lì è preparato e prepara qualcosa. Poi per il resto, per rispondere alla tua domanda iniziale, l'abbiamo fatta un po' lunga perché tanto... un po', insomma, sì, tanto non è un problema, intanto poi le ramanzine le prendo io dietro, te che tempo. No, vabbè, comunque. No, volevo farti una domanda, Riccardo, se, ritornando un po' sul Giro d'Italia, siccome hai tirato fuori no, così, giusto per il treno in ritardo di Nibali, che giro farà quest'anno secondo te? Classifica, punterà le tappe? Ma io credo che fondamentalmente, per quello che ha avuto lui questo inizio di stagione, tutte le traversie che ha avuto, Covid, malattie, tutte le robe, e avendo visto il rendimento che ha fatto al Giro di Sicilia, che dice poco, però comunque credo che il livello al Giro d'Italia sia un pochino più alto. 10 bastoni 10 non l'ho mai visto. Secondo me... poco. Cioè, gli consigliano in tanti di puntare soprattutto alle tappe, non alla classifica, ma tu ritieni che un corridore come Nibali si riesca a far distogliersi da questa classifica? Cioè no. Lui è troppo campione e ha gestito la sua carriera soprattutto per la classifica delle corse a tappe. Io ritengo che effettivamente chi gli consiglia di puntare alle tappe fa benissimo, perché se dovesse uscire fuori dalla classifica nella terza settimana ci sono tappe dure dove potrebbe effettivamente vincersi la sua 1-2 tappe. Ora, due non lo so, però una tappa la potrebbe vincere, quello che dice è sicuramente corretto, però non bisogna trascurare quello che hai detto nella prima parte. Lui è un campione, soprattutto un campione orgoglioso, un corridore che ha vinto 2 Giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta, non è, e poi tutto il resto che ha vinto, Sanremo, Lombardia, tutto quello che è difficile farlo cambiare. Se mi sembrerebbe quasi, cioè se io fossi in Martinelli cioè non ce l'avrei la forza di andare lì da lui e dirgli devi fare la corsa per Lopez, oppure cerca di uscire fuori subito dalla classifica e magari puntare alle tappe, perché conoscendo il corridore, conoscendo anche l'orgoglio del campione, sarà difficile. Cioè, noi l'abbiamo visti i campioni, Luciano, cioè, come faceva a dirgli a un corridore, che ne so, tipo Moser, dirgli guarda, invece di puntare alla classifica, perché lui faceva puntare alla classifica, non è che puntava alle tappe, no? Poi ne ha vinto uno solo di Giri d'Italia, però è arrivato secondo, terzo, cioè sempre lottato la classifica. Vincenzo è un po' così. Ho preso Moser perché è trentino, cioè due caratteri diversi ma molto forti, cioè
Nibali di Messina, Francesco Moser, certamente di un altro passato, ma di un'altra regione al nord, ma tutte e due con il carattere del campione. Qui non c'è una questione di territorialità, è una questione proprio di carattere del campione. Assolutamente. Oh, Gilberto, hai capito adesso cosa intendevo all'inizio quando ho detto hai lasciato una trasmissione seria no. E l'hai ritrovata dopo 11 anni? Completamente diversa. Completamente diversa. Lo dicevo prima nella pausa pubblicitaria a Luciano, no? Io mi occupavo di raccontare il ciclismo di casa nostra, sì. Andavo a caccia, invece oggi avete alzato il target con Riccardo, con Luca Gregorio, insomma... Voglio dire, fate un prodotto che non è più abruzzese, fate un prodotto che ovviamente racconta un ciclismo davvero a tutto tondo. Noi andavamo a caccia delle curiosità, dei corridori abruzzesi, era un ciclismo tra virgolette artigianale, però... Ci racconti un po' che cosa ti è rimasto, cosa ti rimane anche quotidianamente di quell'esperienza? Quando eri allora, da questa parte. Io ho avuto la fortuna di raccontare, di essere intanto un addetto stampa, di aver lavorato nel ciclismo per quasi 10 anni a fianco di campioni come Cipollini, poi insomma Riccardo prima ha fatto anche un passaggio, avevamo Scarponi, Scirea, Lombardi, il treno di Cipollini, poi ho avuto la possibilità anche di lavorare con Casagrande l'ultimo anno con noi, con la Naturino, cioè furono fatti, feci davvero delle esperienze belle, ho avuto peraltro l'opportunità anche di raccontare una Vuelta come inviato di un'agenzia di stampa nazionale. E non era facile, permettimi, perché c'era un team manager piuttosto vulcanico. Effervescente. Effervescente e non era facile... tenere a bala no. Vincenzo D'Antoni, no? Anche perché oggi raccontiamo un ciclismo che si fa sui social, mentre all'epoca, Riccardo, tu ricorderai, insomma, si mandavano ancora i fax, le prime mail, era un ciclismo completamente diverso, col telefono, i dimafoni, cioè... Oggi invece effettivamente lavorare il livello è diverso, insomma. Però ricordo di Velò, Luciano, abbiamo fatto insieme le prime puntate, insomma. No, ma io ti voglio interrompere un attimo perché ho un dovere verso i tuoi confronti. Perché, no, vabbè. No, Gilberto. È stato un divertimento che abbiamo condiviso con i nostri telespettatori, ma tu Luciano. Sei stato molto, ma molto motivante per me perché tu eri giovanissimo, io ai primi anni di televisione e tu mi hai sempre sollecitato ad andare avanti perché io tutto sommato non sono nemmeno portato a fare un progetto televisivo, però grazie veramente ai tuoi suggerimenti, grazie anche alle tue esperienze di TV locali che avevamo sul territorio, per me sei stato molto importante e te ne sono veramente riconoscente. Poi hai avuto anche la possibilità di condurlo a questa trasmissione perché prima non la conducevi, ma mi eri molto vicino e sono veramente felice che oggi sei diventato anche sindaco di una grande di una grande città abruzzese che è Penne. Ti ho seguito anche molto nella tua campagna elettorale, una campagna elettorale anche vincente, però tu ai tuoi cittadini hai promesso una tappa del Giro d'Italia. Questo è un debito che hai un debito verso la tua nel 2018. Allora guarda che cosa gli ha trovato Maurizio. Guarda che cosa gli ha trovato Maurizio. Però sei uguale ad adesso, eh? Non tanto. Dai. Ho qualche chilo in più. Ma dai, non tantissimi. Attenzione che tra un po' presenti l'ideatore della trasmissione, siamo curiosissimi. Qui si freme per vedere com'era, credo sia questo 2010, sì. Sì, credo, sì. Continua, scusi, ho interrotto. No, sulla possibilità della tappa a Penne, allora, del Giro nel 2018 per la prima volta abbiamo ospitato a Penne, insomma, la tappa, la partenza. La partenza, la Penne Gualdo Tadino che fu vinta da Moric e che in maglia rosa Simon Yates. Nel 2023 ho promesso, come tu avrai insomma ascoltato nel mio lungo intervento, che
porteremo nuovamente una tappa. E credo che il 2023, peraltro l'assessore ha detto anche un passaggio importante, non so se avete ascoltato con attenzione, che potrebbe essere un anno importante per il Giro d'Italia in Abruzzo. Non voglio dire altro perché insomma mi auguro che ci saranno davvero... manteniamo veramente qualcosa di straordinario, incrociamo le dita e nel 2023 o 2024 porterò nuovamente a penna il Giro, perché io sono un uomo del ciclismo, mi piace e credo ancora in questo sport. Tu sei un ex atleta, poi praticamente sei cresciuto in questo ambiente, ci hai lavorato, hai dato tantissimo al ciclismo, quindi siamo veramente felici che oggi sei sindaco di questa bella città, Penne. Non so se Riccardo tu la conosci, una città all'interno della nostra regione, ma veramente una città storica molto bella, e noi veramente ci auguriamo, Gilberto, che tu possa raggiungere questo traguardo del Giro d'Italia, perché poi sappiamo tutti quanto è importante a livello di comunicazione dei territori una partenza, un arrivo di una tappa al Giro d'Italia. Il Giro, Indro Montanelli diceva una frase molto bella, che ogni tappa del Giro trasforma quel giorno in una festa domenicale, e quindi io credo che il Giro sia ancora oggi qualcosa di spettacolare. Poi dico sempre, forse Riccardo concorderà con me, che il ciclismo è uno sport che ha un tasso di democraticità molto alto, accomuna sempre tutti, dal bambino all'anziano, tutti in bicicletta e tutti a guardare il Giro d'Italia. Quindi io credo che sia uno sport popolare che in questi ultimi anni sta avendo risonanza ancora più alta. Considerate che il Giro, al pari del Tour, un po' meno la Vuelta, hanno un fascino, cioè quello che per un mese trasformano un'azione in una festa straordinaria. E quindi io credo che bene fa la Regione ad investire nel ciclismo. E io sono convinto che insomma, ecco, sarà uno sport che tornerà davvero forte nei prossimi anni. Il Giro d'Italia è... quest'anno parte dall'Ungheria, l'anno prossimo riparte dall'Italia, quindi abbiamo già capito. Va bene. Abbiamo capito. Maurizio, mi fai vedere quella puntata del 2010, quella che hai trovato? Perché abbiamo visto Gilberto. Però quanta nostalgia, no, Jacopo. Prima Luca stava dicendo, no? Lui ha detto, vengo da un altro mondo. Anch'io da un altro mondo. Ho lavorato anche con altri sport, calcio, basket, il ciclismo ha un altro fascino. Okay. Io vengo da un altro mondo e mi hanno catapultato, eccoti qua, 4 marzo 2010, questa è la seconda puntata di quell'anno. Allora, mi hanno catapultato il giovedì stesso in cui iniziava Velo 2011, il giovedì pomeriggio qui dentro. Okay. Ricordo. ti ricordi? Ed ero talmente impreparato che una delle prime puntate, adesso posso ricordare, sono passati tanti anni, facciamo vedere l'altimetria, e c'era, adesso lo so, ma all'epoca no, c'era la scritta TV, e io dico in diretta, qui iniziano le riprese televisive, invece era il traguardo volante. È stata una settimana non dormivo nel letto per la cavolata che avevo detto. Però Luca, miseria. Però c'erano anche altre battute sul TV, tutti veloci. No, attenzione, domanda, è più difficile accontentare i cittadini da sindaco o Rabottini da conduttore? Io una risposta ce l'avrei, ma ti faccio rispondere a te. No, Luciano è magnifico. Vabbè. No, Luciano, ho trascorso un pezzo della mia storia professionale straordinario. Okay. Però io, quando lui aveva 20 anni, e lui ne è testimone, io gli dissi: guarda, tu Gilberto hai la classe per diventare un grande dirigente politico della nostra regione. Lui oggi è sindaco, ma mi auguro che prossimamente possa diventare presidente della provincia e presidente della regione. Questo è il mio. Allora, io ho fatto tante follie, Luciano. Ma di follie, fino a lì non ci voglio arrivare. Di follie ne ho fatte tante. Prima Riccardo ha detto anche di lavorare con un team manager, general manager. Chiedo scusa. General manager, sì.
Certo. Dico bene, Riccardo? Sì, general manager. Ecco, io ho continuato praticamente a centrare follie, e l'ultima delle quali diventare sindaco quasi per caso di una città che... Però, voglio concludere anche sui tuoi trascorsi a Velò. Quando arrivò Jacopo alla conduzione della prima puntata di Velò, che lui non sapeva niente di ciclismo, mamma, capiva solo di calcio, di basket, di ciclismo, mamma niente. Alla fine della prima puntata io gli dissi: tu hai grande talento, sei il migliore conduttore di Velò in questi 10 anni. Io lo dissi allora, il giorno dopo a Gilberto Petrucci, che me l'aveva condotto. Però ancora sentivi la storia del traguardo volante, sì. Se no non l'avresti detto. Allora non si può appunto giudicare un collega, però su Jacopo posso dire che insomma è un ragazzo che mi piace molto, perché studia, si prepara e non è impreparato, e questo è importante. Poi il ciclismo, prima lo abbiamo detto, è uno sport che può essere noioso e deve riempire di contenuti insomma, i passaggi, quindi insomma sei bravo anche nel ritmo della trasmissione. Grazie. E poi insomma, l'ho detto prima, avete alzato il livello. Io mi occupavo delle due ruote regionali, ora vi occupate. A proposito di ruote regionali, diamo alcune ordini di arrivo di manifestazioni che ci sono state questo fine settimana. A Manopello, 73esimo trofeo città di Manopello, dilettanti Elite Under 23, ha vinto Walter Calzoni della Gallina Ecotec Lucchini, secondo Lorenzo Ginestra, terzo Domenico Cirlincione, quarto Pietro Di Genova, quinto Dan Ux. Per gli juniores a Tortoreto, vittoria per Luca Maccaferri, secondo Federico Amati, terzo Sergio Giaffreda, quarto Federico Di Mauro, quinto Marco Martini. E poi facciamo i complimenti doppi, perché ha fatto anche il compleanno e ha vinto anche la tappa il giorno del suo compleanno, la nostra Marta Bastianelli, che ha vinto la prima tappa del Festival SC Jacobs 2022, e poi ha portato a casa anche la classifica generale, la prima tappa vinta il giorno del suo compleanno. Quindi approfittiamo per fargli i complimenti e gli auguri, perché non li avevamo fatti e avevamo mancato. Io devo mandare la bici in 200 secondi in chiusura, sono in ritardo, mi scrive Maurizio. Hai ragione Maurizio, però fammi salutare e augurare buon giro a Gilberto Petrucci. Grazie Gilberto, grazie, buon lavoro e buon giro. Grazie a voi. Luciano, buon giro, ci vediamo venerdì prossimo. Venerdì prossimo e poi una domenica. E poi la domenica. Una puntata speciale di domenica, la sera dell'arrivo della tappa in Abruzzo. Settimana prossima doppietta. Ragazzi, il buon giro più grande non possiamo che farlo a Luca Gregori e Riccardo Magrini. Ragazzi, buon lavoro, divertitevi. Grazie a voi, grazie di cuore, veramente. Grazie mille. Sempre un piacere. A mezzogiorno 08, ragazzi, cominciano i fuochi d'artificio domani. Assolutamente, so che vi divertirete, quindi non è un buon lavoro, è un buon divertimento. Bravo, esatto. Bravo. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per questo Giro d'Italia numero 105. Grazie a Maurizio Laguini in regia, grazie a voi che ci avete seguito. La bici in 200 secondi, Moreno di Labio. Noi ci vediamo venerdì prossimo, tra 8 giorni. Buonanotte. Cari amici di Velò, in questa puntata voglio raccontarvi della gara che si è svolta il 1° maggio, la prima edizione della Medio Fondo del Tratturo Magno. Una bellissima gara che ha la caratteristica di svolgersi su 5 km di strade bianche. Sull'onda delle strade bianche, che riscuote tanto successo tra le colline senesi, anche in Abruzzo si è creata una gara che inserisce questi 5 km di sterrato in un percorso che misura complessivamente 89 km con più di 1300 metri di dislivello positivo. La gara si è svolta nel comprensorio collinare della provincia di Pescara, con partenza ed arrivo da Rosciano, ed ha visto la partecipazione di oltre 200 partecipanti. Tra queste vi era anche la nazionale ucraina femminile di ciclismo, ospiti del comitato regionale abruzzese. Ad organizzare la gara è stato Francesco Di Ruscio, che ci
racconta com'è nata l'idea di questa gara. Allora, sembra assurdo, ma la gara è partita tutta da una partita di tennis. Esatto, da un altro sport che io pratico dopo aver lasciato il ciclismo per tempo purtroppo da poter dedicare. E il sindaco di Rosciano è un mio compagno di partite di tennis e stavo effettuando un'eredità da parte dei miei genitori e mio padre mi dice: attenzione che la legnaia è su un demanio del tratturo. Così, parlando col sindaco, mi sono uscito col tratturo e il sindaco mi dice: sai che il tratturo è un nostro bene, è un qualcosa di importante per il territorio, per questa zona d'Abruzzo. Mi sono informato, sai, una notte insonne mi sono informato sul tratturo, ho letto, ho fatto, ho visto che era affascinante, ho visto che era un percorso. E perché non portare su questo percorso la bici? Però la bici da corsa, la bici da strada, per renderla epica ancora di più dei pastori che hanno per anni soccato questi lembi di terra abruzzesi. E da lì tutto questo inverno ho lavorato per creare quest'anello, per trovare questi piccoli tratti in sicurezza, in salita, quindi in leggera ascesa, e poi mi sono avventurato. Ecco, piano piano ho trovato validi collaboratori, ho trovato le autorità locali, dal sindaco proprio di Rosciano Simone Parozzo, al sindaco di Nocciano Lorenzo Mucci, al sindaco di Alanno Oscar Pezzi, che ascoltandomi del mio progetto si sono messi subito a disposizione, e da lì, ecco, siamo oggi qua ad avere questa prima edizione, questa prima manifestazione, una delle tante. Sono ambizioso e voglio avere un riscontro, mi piacerebbe avere un riscontro positivo. Sicuramente ci saranno riscontri negativi perché è una corsa differente dalle altre. Grazie Francesco, farà parte di un circuito? Ha intenzioni di estendere, diciamo, questo tipo di gara? Lo sforzo organizzativo di tutto lo staff, come ho detto, è ambizioso. Per poter portare in questa piccola cittadina d'Abruzzo, ma soprattutto in Abruzzo, un bel numero di atleti, per forza di cose dovremmo entrare in un circuito nazionale. La particolarità dei tratti di sterrato ha fatto la differenza tra chi è uno stradista puro e chi ha un po' di esperienza nel fuoristrada. Per affrontare con disinvoltura le rampe su sterrato è necessaria una pedalata agile, posizionare il corpo in avanti poggiando il coccige sulla punta della sella con lo sguardo rivolto in avanti e i gomiti bassi. A tagliare il traguardo per primo è stato Ettore Carrino della Air Gallery Cycling Team, che ha staccato Ambrogio Chiracò e il belga Christoph Huben. Molto nutrita la rappresentanza femminile, dove le atlete si sono date battaglia fino a sotto il traguardo, e a tagliare per primo il traguardo è stato Morgana Grandonico, seguita da Valeria Zappacosta e Valentina Marrone. Buona la prima, prepariamoci per la seconda edizione.